Magnifico rettore della sede di Como dell'Università dell'Insubria, gentili colleghi, signor direttore generale, gentili componenti del fondamentale personale tecnico amministrativo, cari studenti e care studentesse, signore e signori, buonasera. Grazie a tutti loro di essere presenti in questa bella serata in cui sapere scientifico e sapere umanistico vogliono dialogare tra di loro. La cattedra di Law and Humanities è stata istituita nel 2009 e ospita spesso incontri di questa natura anche con personaggi illustri, proprio per propiziare quella unità del sapere che sarà al centro di questa nostra serata. Ecco, devo precisare che il consueto incipit di eventi come questi, cioè siamo lieti di avere come ospite, sarebbe oggi in qualche misura inappropriato, perché il professor Serra Capizzano, rettore della sede di Como, non è ospite, ma è un po' come se fosse l'abate o il priore di questo che, come sapete, una volta era un convento e lo è stato per diversi secoli, e fino a quando non fu un seminario, fu tale fino al 1966, e come sappiamo i seminari sono retti da un rettore anch'essi. Ma la storia e gli uomini cambiano le istituzioni, e Sant'Abbondio, per secoli tempio dello spirito, sta diventando un sempre più importante tempio della cultura. Un tempio dove, al contrario della funzione precedente, si entra per imparare a non inginocchiarsi, per imparare, cioè attraverso la conoscenza, ad affrontare con spirito laico e senza pregiudizi le sfide, i problemi, i dubbi della contemporaneità. Venendo al tema di stasera, la matematica nasce in risposta a problemi di natura eminentemente pratica. Gli straordinari successi della fisica e della tecnologia che tutti conosciamo sono dovuti alla possibilità di modellizzare in termini matematici dei fenomeni molto diversi tra di loro, rendendoli astratti e suscettibili di una descrizione numerico-quantitativa. Grazie anche al progresso dell'informatica, che fornisce degli strumenti di calcolo non immaginabili fino a pochi anni fa, la matematica è diventata la base di quasi tutte le attività umane, dagli aerei che volano fino a strumenti diagnostici di malattie terribili, che intanto possono essere sviluppate in quanto appunto ci sono modelli di calcolo che stanno alla base di questi strumenti diagnostici. Quindi la matematica ha come substrato un profilo strettamente pragmatico. Però c'è un aspetto abbastanza sorprendente, o meglio che potrà sorprendere molti, cioè che davanti c'è anche un profilo estetico della matematica. Per citare una non lontana prolusione ascoltata in occasione dell'inaugurazione di un anno accademico, non è inusuale per un matematico dire che un teorema o una teoria sono belli, perché sono eleganti, incalzanti nella serratezza e nella inevitabilità del ragionamento logico. Utilizzano idee nuove o vecchie idee in modo inaspettato e la loro contemplazione appaga in modo simile a quello che accade con la musica. Un signore non irrilevante nella storia del pensiero occidentale che si chiamava Aristotele ha scritto del resto che le scienze matematiche in particolare mostrano ordine, simmetria e limite, e queste sono le più grandi istanze del bello. Ecco che la bellezza, quella bellezza che secondo Dostoevskij è destinata a salvare il mondo, quella bellezza che è oggetto dell'arte, della letteratura, del teatro e della musica, trova un punto di contatto con la matematica. Leibniz ha scritto del resto che la musica è l'esercizio matematico nascosto di una mente che calcola inconsciamente. E i miei studenti, con cui nella scorsa lezione abbiamo ascoltato un brano delle variazioni Goldberg di Bach,
sanno già cosa questo vuol dire. Ma non voglio rubare tempo prezioso al nostro illustre relatore. Permettetemi solo di ringraziare l'Associazione Galileo Ferraris, che ha contribuito alla divulgazione a mezzo stampa di questo invito e ha offerto il rinfresco che ci allieterà al termine della fatica del nostro rettore. Al professor Serra Capizzano cedo ora la parola per avere il privilegio insieme a voi di ascoltarlo nel suo alto magistero, anche se la sua non comune umiltà intellettuale mi ha impedito di chiamare magistrale la lezione che terrà oggi, anche se sono sicuro che da par suo magistrale sarà comunque al di là del nome. Grazie. Dopo questa presentazione direi che sono sommamente intimidito, per cui avrò difficoltà a iniziare. Del resto, voglio dire, è proprio questo uno dei temi probabilmente di una piccola conferenza o lezione come questa. Nel momento in cui uno si confronta con un collega di ambito completamente diverso, cambia il linguaggio. Del resto la lezione è all'interno del corso di mediazione linguistica, per cui di linguaggio bisogna pur parlare. Il linguaggio matematico spesso è essenziale, cioè ci si rifiuta di mettere in mezzo qualcosa se non è strettamente necessario, ma ciò nonostante, nell'essenzialità, come diceva il collega Giorgio Zamperetti, vi è una forma di bellezza. È vero, i matematici quando discutono dei loro teoremi alla fine lottano per qual è la dimostrazione più elegante, qual è quella più bella. A volte la bellezza sta nel fatto di essere riusciti a connettere concetti distantissimi in un modo assolutamente imprevisto e imprevedibile. Per cui a me un teorema di matematica che funziona bene ricorda una cattedrale gotica con gli archetti aggettanti che partono da terra e arrivano in alto, e a volte è incredibile che questi stiano bene insieme. È vero. La matematica parte da problemi pratici, tant'è vero che se uno si fa un giretto nelle biblioteche antiche di contesti matematici scopre che questi parlavano di questioni veramente pratiche, che avevano a che fare con l'agronometria e quant'altro. È anche vero che da 200 anni probabilmente si è sviluppata un amore dei matematici per la disciplina che a questo punto è al di là completamente delle questioni pratiche. Anzi, ci sono matematici che si offendono a morte quando gli si chiede che cosa serve il tal teorema. Il tal teorema non serve, è bello e quindi come tale ha una sua dignità di esistere, anzi la sua dignità di esistere è la sua bellezza e la sua verità, per cui a un certo punto ci si astrae completamente. Però questi matematici puramente teorici devono ammettere alla fine che in qualche modo esiste una specie di legge del contrappasso, ovvero sia finora non è mai capitato che una teoria matematica, per quanto astratta, non abbia trovato una sua forma di applicazione, a volte su cose veramente concrete. Quindi il cerchio si chiude, si nasce dalle cose pratiche, la matematica acquisisce una sua vita di per sé, i matematici preferiscono stare nella matematica e spesso non vogliono neanche avere a che fare con le applicazioni, ma poi curiosamente quello che sviluppano serve a qualcosa, il cerchio si chiude e magari anche in questo c'è qualche verità nascosta. Alla fine queste sono parole. Sono parole magari che hanno un senso. Io qui vedo tra le altre cose miei colleghi di dipartimento, quindi geologi, ecologi, matematici, fisici teorici, logici, c'è un po' di tutto, e poi la platea che è prettamente umanistica, che è decisamente la parte più ampia. Quindi dovrò tarare il linguaggio in maniera tale che le cose possano essere apprezzate un po' da tutti. Uno dei punti che cercherò di far capire è che la matematica alla fine somiglia essenzialmente a una sola disciplina nell'ambito umano, alla poesia, non ad altro.
per il semplice fatto che il matematico, come il poeta, in un secondo ha l'intuizione, intravede la connessione tra quelle due cose lontane. Poi gli ci vuole magari un anno, due anni, tre anni di fatica a mettere assieme una dimostrazione che sia rigorosa, che sia fatta bene, che sia pulita e quant'altro. Spesso, quando dico queste cose, capita che venga contestato da chi invece crede a una superiorità dell'arte o della poesia in generale, perché dice l'arte è libera, la matematica no, perché è vero che uno crea delle connessioni fra delle cose, ma poi deve obbedire a una logica, non si possono affermare cose false. Ma questo è una falsa verità. Pensate a Dante o pensate magari a Leopardi quando scrive l'infinito. L'intuizione è immediata, ma poi come calibrare gli aggettivi, come fare in modo che la metafora sia quella giusta. A volte l'aggettivo che ha il significato più adatto non ha il suono giusto rispetto a quella poesia. Per cui questo insegna una sola cosa, che alla fine l'intuizione è immediata, ma il lavorio c'è comunque, anche per l'artista, perché deve rispettare il linguaggio che sta usando. Alla fine il linguaggio diventa la camicia di forza che un vero poeta riesce a superare esprimendo quello che vuole esprimere nonostante i limiti che la camicia di forza gli dà. E lo stesso è per il matematico, trova la connessione e poi cerca di metterla a posto a posteriori con un lavoro successivo. Quella è la parte, se volete, più standard, meno divertente, magari meno esaltante, ma che comunque è necessaria, altrimenti il prodotto finito non è bello come lo avremmo voluto. Ora, ma qui sono stato in qualche modo spinto dalla aulicità del collega Zamperetti a fare questi voli pindarici, andiamo nel concreto e magari nel, diciamo così, in qualcosa magari di, tra virgolette, un po' più prosaico, ecco, fatemelo dire così. La matematica è intorno a noi. Oddio, questo sembra uno spot pubblicitario. E infatti il talk è pensato, la piccola conferenza è pensata in questo modo. Da un lato vi deve un pochino irritare, perché io sono un matematico e sto vendendo il prodotto che in qualche modo mi qualifica nel modo, diciamo così, da docente universitario. Quindi tutte le tecnologie che utilizziamo hanno un substrato di matematica. C'è sempre della buona matematica quando avete una tecnologia avanzata. Fotografia digitale, video, GPS, crittografia. Crittografia significa avere le transazioni bancarie che funzionano. Quindi, insomma, ha una sua praticità. Se fate una transazione bancaria e vi spariscono tutti i soldi dal conto corrente, sareste poco felici. E lì dietro c'è della matematica che funziona. Persino in internet, e questo sarà il tema di queste, diciamo così, mezz'ora, 45 minuti, o anche modelli più sofisticati, TAC, previsione del tempo, modelli economici, armi intelligenti. Che cosa fa la TAC? La TAC prende qualcosa, diciamo così, delle misurazioni e ricostruisce un corpo all'interno senza doverlo necessariamente aprire. Quando parlo di archetti aggettanti, significa esattamente questo. Prendo un oggetto ferroso, ci faccio andare delle cariche elettriche sopra, dal modo in cui si distribuisce riesco a capire se dentro c'è della corrosione e non devo rompere l'oggetto ferroso. La stessa cosa la posso fare su un edificio per capire se dentro ci sono delle fratture che non vedo, non ho bisogno di rompere. Questi tre esempi per dire che il concetto è unico, per il matematico è unico, alla fine l'applicazione può essere tremendamente distante. Internet e la matematica, quindi gestione del flusso di informazioni sulla rete, questione di sicurezza, calcolo distribuito, motori di ricerca. E di quello andiamo a parlare, i motori di ricerca, ovvero sia l'uso di Google, che alla fine è una delle cose che, dato il suo successo, e questo ci deve far riflettere, accomuna dal ragazzino di 10 anni fino all'autorevole collega Zamperetti senza distinzione, tutti lo usano, quindi almeno parliamo di un terreno sul quale ci incontriamo. Se avessi deciso di parlare delle applicazioni della matematica alla, diciamo così, ricostruzione di monumenti, certo, sarebbe stato bellissimo, i monumenti tutti li capiscono, ma c'è la matematizzazione di una formula chimica e se uno non capisce la formula chimica, allora di che stiamo parlando? È evidente che
questo mette in luce un altro problema. La matematica io vi posso vendere che è bello, tutto quello che vogliamo, ma ha un aspetto tecnico, una ermeticità, se volete, del linguaggio, per cui se uno non lo possiede ha difficoltà ad apprezzare la bellezza di cui vi parlo. Quindi è una questione di non conoscere la lingua, se uno non la conosce è duro che afferri i concetti. Ritorniamo su Google proprio perché è qualcosa invece che è un pochino più alla portata di tutti, tutti li utilizziamo, tutti sappiamo più o meno come funziona e quindi lì cercherò di farvi capire come la matematica è entrata e perché Google è diventato un mostro da 1.100 miliardi di dollari, cioè un qualcosa che uno fa veramente fatica a immaginare. Tutto si basa su un'idea matematica che ora andiamo a vedere. Nascita di Google. Due studenti di dottorato, neanche troppo grandini, 22-23 anni, 21-22-23, una cosa del genere, fanno una fortuna inventando questo Google, che all'inizio è uno spin-off, come si usa dire ora con anglicismo frequentissimo, uno spin-off di Stanford. Ciò che caratterizza Google rispetto ai precedenti motori di ricerca è come vengono ordinati i risultati della ricerca. Quindi voi sapete di che sto parlando. Andiamo su Google, mettiamo una parola chiave, mi vengono fuori tantissime pagine web che hanno a che fare con quella parola chiave. Questo lo sperimentiamo. La differenza di Google rispetto ai precedenti, per cui uno spin-off da zero è riuscito a far fuori tutti i concorrenti che erano economicamente già dei giganti, sta nel modo in cui queste pagine vengono ordinate. Quindi un motore di ricerca non deve solo trovare tutte le pagine corrispondenti ai criteri di ricerca, ma deve ordinarli in modo da semplificare la scelta all'utente. Faccio un esempio, uno mette una parola, gli vengono fuori 50.000 pagine, se per caso la vostra pagina che cercavate e già al posto 1.000, che rispetto a 50.000 non è male, voi non passerete tutta la giornata a scorrere 1.000 pagine. Quindi il motore di ricerca deve riuscire a mettere in testa ciò che voi cercate, che sembra una cosa quasi da mago, ma del resto la matematica ha questa caratteristica di riuscire a prevedere ciò che apparentemente non è prevedibile. Quindi bisogna dare un ordine. Come si fa a dare questo ordine? Un esempio di ricerca, qui non so se si legge, ma poco importa. Ho messo come criterio di ricerca Ferrari. In testa mi arriva lo store Ferrari, poi il sito ufficiale della casa automobilistica di Maranello e poi ce ne sono altre, c'è il club Ferrari statunitense, ce ne sono diversi. Notate che qui in Ateneo abbiamo una collega di informatica, la Elena Ferrari, che voglio ricordare perché ha preso premi importanti a livello internazionale e non compare per niente, ma è giusto. Perché alla fine se mettete Ferrari e pensate in media chi considera importante cosa, in testa ci sarà la Ferrari. Poi dopo, a molta distanza, ci saranno gli spumanti Ferrari. E la mia collega Elena Ferrari, di cui ho una stima infinita, verrà ancora dopo. Se io volessi mettere in testa la Elena, dovrei mettere magari Ferrari Università, Ferrari docente di informatica, oppure se volessi mettere i vini, metterei spumante Ferrari. Quindi ho bisogno di, in qualche modo, mettere delle specifiche aggiuntive. Però questo esempio mette in luce che effettivamente l'importanza media, quella percepita, viene rispettata dal motore di ricerca. In testa arrivano le pagine che sono più importanti o più popolari. Notate che già questo è qualcosa che deve far riflettere. Stiamo parlando di concetti, importanza e popolarità, che sono magari più tipici delle scienze sociali che non dell'ambito strettamente scientifico. Che uno immagini che la matematica serva a far volare i satelliti che girano intorno ai pianeti o vanno a cercare come è fatto Marte, uno se l'immagina, ma che uno riesca a dare una quantificazione di quanto sei popolare o di quanto sei importante, già questo ci dovrebbe toccare, perché siamo arrivati al punto che siamo così numerosi,
in questa sala d'accordo, ma complessivamente siamo 7 miliardi, che siamo così numerosi che magari cominciamo a comportarci come le molecole di un gas e come tali cominciamo a essere prevedibili. Si riesce a fare una modellizzazione con come noi ci comportiamo indipendentemente dal nostro libero arbitrio, e questo deve far riflettere. Infatti, uno dei punti che vorrò sottolineare è che in qualche modo il modello che questi elaborano per riuscire a dare, diciamo così, la nozione di importanza nelle pagine web è qualcosa che va al di là del motore stesso di ricerca, nonostante il successo che esso ha avuto. Allora, il motore di ricerca, che cosa abbiamo? Ci sono criteri di ricerca. Quando noi mettiamo una parola non c'è distinzione tra maiuscole e minuscole, cerchiamo di semplificarci l'esistenza. Vengono ignorate parole comuni, preposizioni e quant'altro, si va alla sostanza. Però la cosa interessante è che non ci si ferma al numero di occorrenze dei termini, cioè se in una pagina la parola Ferrari compare 100 volte, non necessariamente questa pagina deve essere più importante di una pagina web in cui la parola Ferrari compare 2 volte. Si assegna una priorità in base alla vicinanza, questo se mettiamo più termini vicino, più termini assieme, se sono vicini questo viene considerato più importante, in qualche modo si esamina il contenuto delle pagine. E allora quello che alla fine rende il, diciamo così, il modello di Google qualificante rispetto a tutti gli altri, cioè motivo per cui dal punto di vista visivo si è scelto Google, è appunto questo concetto di importanza o qualità della pagina web. Questo va in testa. E allora vediamo quali sono le caratteristiche. Vediamo di matematizzare l'importanza, che come dire matematizzo la popolarità. Alla fine qui ci saranno un po' di frasi, ma queste frasi in qualche modo, anche se gli inventori di Google l'hanno utilizzata e ci hanno fatto miliardi sopra, alla fine erano concetti che erano già nella testa di Oscar Wilde, erano nella testa di Andy Warhol, erano nella testa di qualsiasi persona di spettacolo che vuole avere successo. Quindi, nell'accezione comune, una persona è importante se molte persone parlano di lei. Se avete tantissime persone che parlano di te, è evidente che c'è un'importanza superiore. Ora, il buon Michetti, per esempio, che è qui, è diventato piuttosto noto perché a causa di una disgrazia, ovvero sia era uno dei pochi geologi che continuava a dire che la pianura padana non era sicura, poi è arrivato il terremoto dell'Emilia ed eccolo qua essere diventato famoso su una spiga generale. Quindi, allora, se tante persone parlano di uno, è evidente che questa persona è più importante. Però attenzione, che esiste un concetto che è molto nella nostra, diciamo così, anima di essere umani. Non è soltanto più importante una persona se tante parlano di te, ma se quelle che parlano di te a loro volta sono importanti. Se, ad esempio, lo sviluppo futuro della linguistica dipenderà da te e lo dice tua zia, ti attribuisce una piccola, piccola importanza. Se lo dice Donald Trump, e questo indipendentemente da quello che noi pensiamo di Donald Trump, quindi questi concetti non sono etici per niente, si misura in un modo oggettivo. E questo di nuovo ha a che fare con quello che pensava Oscar Wilde. Oscar Wilde diceva: l'importante è che si parli di me, non è importante che si parli bene o male. Una persona come Cecchi Paone, che era famoso per essere un conduttore televisivo importante, che faceva documentari scientifici di grande livello, quando Mediaset l'ha sbattuto via per motivi religiosi, in qualche modo, perché Berlusconi aveva bisogno del sostegno del voto cattolico, e una persona come lui non andava bene, che cosa ha fatto? Ha cominciato a fare l'isola dei famosi, e questo e quest'altro. A suo modo ha cercato di rimanere in alto nell'importanza. Quindi, alla fine, diciamo così, sono tutti concetti che sono presenti nel modo in cui noi percepiamo le cose. E non è stupefacente che dei ragazzi giovani ci siano arrivati, perché anche in una classe di liceo ciò funziona.
il ragazzo un po' bruttino, se ha l'amico che è bellissimo e ha tutte le ragazze intorno, la popolarità che ha questo leader riverbera anche su di lui. Per cui c'è questa tendenza a raggrupparsi intorno alle persone che in qualche modo hanno successo. E questo è molto umano. Se, voglio dire, la portinaia dello stabile Tot di Como fa una festa, la portinaia in questione sarà anche la persona più piacevole del mondo. Se ti invita, può essere anche che tu abbia qualcos'altro da fare. Se ti invita la moglie del prefetto, anche se la moglie del prefetto, non sto parlando del prefetto qui, è ovviamente un caso teorico, fosse la persona più antipatica del mondo per, diciamo, caso, saresti tentato di andare. Quindi, di nuovo, nessuna valutazione etica sulle cose, ma così funzionano, i rapporti umani. E c'è un terzo assioma. In particolare se chi parla di questa persona non è una persona che parla di tanti. In tal caso l'importanza viene distribuita tra tutti. Ora, tutti concorderanno, indipendentemente dall'orientamento religioso, che il Papa è una persona importante. Ma quando la Domenica dice benedico tutti gli uomini, non è che, voglio dire, il professor Cazzaniga si alza e dice caspita, il Papa ha parlato di me. Il Papa gli sta attribuendo l'importanza, perché lui è un VIP, però questa importanza va divisa per 7 miliardi di persone. Quindi questi sono concetti. Alla fine andare, diciamo così, in proporzione al numero di significa sommare le importanze di chi parla di te. Questo tiene conto non soltanto del numero di persone che parlano di te, ma anche dell'importanza di chi parla di te. Motivo per cui fondamentalmente si creano i cluster di VIP. I VIP non amano confondersi con gli altri perché altrimenti la loro importanza scende e tendono a stare sul chiuso. In più, e di nuovo un'operazione matematica, se chi parla di te sta parlando di tante altre, questa importanza deve essere divisa per il numero di quelli di cui si sta parlando. E allora siamo qui, cominciamo a fare un po' di matematichese. Abbiamo le pagine web, sono tante le pagine web, sono nell'ordine dei 40 miliardi. Ora vedo qualche faccia sofferente, persino il mio collega Bellini, della cui intelligenza non ho dubbi, fa una faccia un po' preoccupata, che significa che quando il linguaggio diventa tecnico è ovvio che rischia che ci perdiamo. Però proviamoci lo stesso. Alla fine i concetti sono quelli di cui vi ho descritto prima. Quindi abbiamo tutte queste pagine web, dovete avere il potere di immaginare, e vi avevo detto che la matematica ha questo come punto fondante, immaginare. Ci sono tante pagine web, le dovete vedere come tanti pallini sparsi per l'universo. Allora, le dovete numerare, a un certo punto numerare è come dare un nome. Cioè, voglio dire, se uno non ha un nome è una cosa piuttosto fastidiosa, quindi le numeriamo. I matematici sono essenziali, invece di chiamarlo Antonello, Giuseppe, Maria, le chiamano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e arrivano fino a 40 miliardi perché sono 40 miliardi. E allora abbiamo albi due di queste pagine. Metto quella freccetta da B ad A quando? Quando se sono nella pagina B, con un clic riesco ad andare nella pagina A. Questa è una cosa che avete sperimentato. Quando siete su una pagina web ci sono dei punti in cui con un clic fate un salto da un'altra parte. E questo è evidente. E quel salto è quello che vi dicevo prima. La pagina B sta parlando di A. La pagina B sta attribuendo importanza ad A. Il ragazzino bruttino che va sempre appresso al leader sta dando importanza al leader. E nel contempo ne beneficia perché gli sta vicino. Okay. IDA e l'importanza. Andiamo a quella che è la misurazione. Perché Google come funziona? Nel momento in cui voi avete tutti questi 40 miliardi di valori di IDA, ID1, ID2, ID3, ID4, quando tu cerchi una pagina con la parola Ferrari, automaticamente ti sceglie tutte le pagine che hanno dentro Ferrari, ma te le ordina in base a quel valore I. Chi ha di più alto finisce in testa, chi ha di più basso finisce in coda. Okay?
Quindi a questo punto avete che i di A, l'importanza di A, cresce se c'è un link, una connessione da B ad A, che è quello che capita. Ed è evidente che se ce ne sono tante, allora i di A sarà più grande. I di A cresce di più se i di B è alta, cioè se chi sta riferendo a te è un VIP, cioè una persona di grande importanza. I di A cresce di meno se V ha molti VIP. Se da B si va ovunque, a quel punto dovete dividere. E siamo arrivati al punto. Quindi, di nuovo un po' di matematichese, come vi dicevo. Ah, qui, insomma, un po' di fatica la facciamo. Calcoliamo i di A. Poniamoci l'obiettivo di calcolare i di A. Ed è fantastico, perché vedo i visi dei colleghi non di area scientifica che cominciano a soffrire, dicono sì, ma non ci arriveremo mai a capire. Sì che ci si arriva. Calcoliamo i di A. Vuoi calcolare l'importanza della pagina A. Ne hai 40 miliardi, ne vuoi calcolare una. A quel punto dici, quell'oggetto, gradellino di B, i matematici amano compattare, dovrebbe essere il numero di pagine che sono raggiungibili da B. Quindi se B è un chiacchierone, da B ci sono 100.000 link, quel cardinalità di B è 100.000. Se da B ci sono soltanto due link, sarà 2. Se non ce n'è nessuno, sarà 0. Per esempio, la pagina della Costituzione americana non ha link, eppure è una pagina importante. È una pagina importante ed egoista, perché non distribuisce la sua importanza con nessun altro. Allora, a quel punto, i di A dipende dall'importanza di tutte le pagine che hanno un link verso A. E questo è il senso di questa cosa complicata. Quel sigma significa sommo, addizione. Si mette in modo compatto, perché sennò avrei dovuto dire 1 più 2 più 3 più 4. Se sono 40 miliardi, magari non mi ci basta, non solo il foglio, ma posso girare intorno al Sant'Abbondio e riempire tutto, non ce la faccio. E quindi si usa questa formula compatta. Quel sigma significa sommo su tutto. Quindi l'I di A è la somma su tutti gli IDB, ma non degli IDB qualsiasi, dei B che parlano di A. Solo su quelli si fa la somma e si divide su quanto è chiacchierone B. Quella formula vale 1.100 miliardi di dollari. E questo ha a che fare, io voglio dire, sono vecchio abbastanza da ricordarmi i film di fantascienza degli anni 70, in cui tipicamente era un chimico che aveva la valigetta con la formula segreta. Ecco, questa è una cosa abbastanza compatta, cioè si scrive veramente in tre righe. Quella formula vale 1.100 miliardi. Ma ora, facciamo un salto. Questo è Google e funziona così. Ma allora, prendiamo noi stessi, e a questo punto sto escludendo personale tecnico amministrativo, sto escludendo i visitatori per caso, sto escludendo gli studenti, sto parlando dei professori. I professori scrivono articoli scientifici. E gli articoli scientifici hanno una bibliografia. Dice, beh, che cos'è la bibliografia? Tu col tuo articolo stai parlando di altro. Quindi tu, col tuo articolo, stai dando importanza a tutti i docenti che sono linkati nella tua bibliografia. Prendi tutti i ricercatori del mondo, applica questa formula, si chiama bibliometria, e comincia a essere usata in molti paesi per decidere lo stipendio di noi professori. E questo è lo stesso modello. Alla fine è la stessa idea. Questo, per questo vi dicevo che alla fine la matematica ha questo potere compatto. L'idea è una, ma la potete applicare in tantissime situazioni. Ora, questo vi dà l'importanza di una pagina web, ma pensate di essere un politico. Un politico vuole essere popolare. Stiamo parlando della stessa cosa. Ci sono più variabili, perché lì c'è anche la variabile tempo. Ma alla fine lo stesso tipo di modello potrebbe essere usato per capire quanto sei popolare e cosa fare per migliorare la tua popolarità. Per cui non è escluso che alla prossima elezione americana vincerà quello che si doterà dei team di matematici più abili che gli dica il modello più accurato. Faccio un'altra osservazione. Lì c'è un imbroglio. Quando dico
C'è un imbroglio nel senso che c'è un enorme grado di indeterminazione. Quando diciamo IDA cresce se c'è un link, lì siamo vaghi. Perché uno può pensare che la crescita sia proporzionale alla quantità. Però se fosse proporzionale alla quantità al quadrato, sarebbe ugualmente lecito che nel modello. Ora vi sfiderò, e se fosse la quantità alla 3 mezzi, e se divido per la cardinalità di V elevato a 7 o a 5 volte la cardinalità di V. Quindi questo mi fa capire, qui di nuovo immaginare, che i modelli possibili che rispettano gli assiomi qualitativi che Oscar Wilde conosceva, che Andy Warhol conosceva e maneggiava benissimo per rimanere in testa, diciamo così, al successo, fin quando l'AIDS non se l'è preso, bene, di modelli ce ne sono una quantità infinita. E allora perché ne scegliamo uno piuttosto che un altro? Ci sono due direzioni a questo punto. Uno può essere l'accuratezza, quanto bene la cosa descrive effettivamente la situazione reale. L'altra è la necessità di fare soldi, perché quello che ora è sparito, la formulina 1, ve la faccio vedere in un altro modo. Voi siete abituati, non siete abituati, questa è una forzatura che faccio alle vostre menti. La scuola superiore, se siete studenti universitari, l'avete fatta tutti. Due equazioni, due incognite, le avete viste? Sì. Bene, mettete 1 per A che va da 1 fino a N e scoprite che i di 1, i di 2, i di 3 dipendono da tutti gli altri. Quello è un sistema lineare. Soltanto che invece di essere due equazioni, due incognite, invece di essere tre equazioni, tre incognite e più arditi hanno visto, sono 40 miliardi di equazioni e 40 miliardi di incognite. Concettualmente è la stessa cosa. Però la dimensione è enorme. Ora, risolvere 40 miliardi di equazioni, 40 miliardi di incognite, può prendere del tempo. Se il modello voi l'aveste scelto più preciso, mettendoci un quadrato, un cubo e via dicendo, magari è più preciso, ma poi vi ci vuole moltissimo di più per risolverlo. E se voi cercate il film nel multisala più vicino e vi ci vogliono 5 anni per sapere la risposta, Google non avrebbe avuto nessun successo. Quindi la qualità del modello spesso viene mediata rispetto alla dimensione del problema. Se il problema è di dimensioni spaventose, ci si accontenta di una cosa ragionevole perché è quella che funziona. Quindi di nuovo ci sono tanti meccanismi che possono essere diciamo presi in considerazione. Quindi dobbiamo calcolare l'importanza di ogni pagina, però lo dobbiamo fare contemporaneamente, il che significa risolvere tante equazioni in tante incognite. Sono 40 miliardi di equazioni, 40 miliardi di incognite, e alla fine, visto che c'è il vettore sia di qua che di là, la schema matematico che si usa si chiama iterazione di punto fisso, che guarda caso è lo stesso che si usa nella Pixar, negli schemi di suddivisione, per riuscire a fare le animazioni più fini. Di nuovo, la stessa idea che è trasposta da un'altra parte, da una cosa completamente diversa. E Pixar, che è stata poi comprata dalla Disney, è un altro esempio di successo spaventoso basato su un'idea scientifica, alla fine pervasiva. Anche la ricostruzione di monumenti, quando io cerco di capire il Duomo di Como come degraderà da qui a 20 anni, dietro ci sono equazioni che alla fine si riconducono a punto fisso. Di nuovo, questo, la diciamo in qualche modo pervasività dell'idea. La stessa idea può essere utilizzata in tantissime direzioni. E ora abbiamo parlato di scoperte, diciamo così, di una grande multinazionale americana. Uno dei complessi di inferiorità che abbiamo qual è? Quello di pensare che da noi cose di questo livello non si riescano a fare. L'Italia è anziana, anche se qui, voglio dire, con tutti questi studenti non sembra così, è un paese per vecchi, diciamo così, viene data una lettura che sta diventando sempre più un mantra che viene ripetuto e che alla fine autoalimenta la situazione. Allora vi faccio vedere un qualcosa che ha a che fare invece con una, diciamo così, branch tecnologico che viene fuori da questa università, che è una delle più giovani, forse la più giovane in assoluto, che c'è sul territorio italiano.
E allora questo lo faccio per farvi capire quello che intendo, perché alla fine la scienza è immaginazione e poesia. Oh. Non so che sta facendo. È anche coricato e non parla. Questo è il mio collega di Trapani che parla della sua invenzione e siamo nella sua ditta. Mi fermo. Perché mi fermo? Lui blatera, c'ha una pianta, parla. Tu lo conosci, il buon di Trapani. E sei anche un estimatore tra i più convinti, no? Siamo nella sua ditta. E uno dice, beh, che cosa mi stai facendo vedere? Una finestra e, voglio dire, il sole che entra perché è una bella giornata. Peccato che siamo al piano meno uno. Quello non è una finestra e quello non è un spessore. Lui è un cattolico extra convinto, no? Per cui lui diceva alla fine che voleva essere vicino al Padre. Io sono ateo, per cui voglio dire, lo riferisco con altrettanta, come si potrebbe dire, empatia, perché gli scienziati tra loro, quando parlano di scienza, non importa nulla rispetto alle convinzioni religiose, politiche e altro. E questo è un altro punto fondamentale. La scienza, alla fine, nella sua laicità, è una portatrice di pace enorme. Allora, lui mi parlava dell'essere vicino al Padre. Che cosa fa il Padre, inteso come Dio? Crea. E allora qual era il suo massimo obiettivo? Era ricreare. Lui ha detto, benissimo, c'è la luce naturale, io voglio creare un dispositivo che non la faccia simile, ma la ricrei. E si è inventato delle plasticacce unite, cioè con inserite delle nanoparticelle, tale per cui la luce, di una luce artificiale brevettata sempre dalla sua ditta, quando entra in questa plasticaccia esce non simile, identica alla luce del sole. E allora cerchiamo di vedere, al di là della follia del personaggio, perché è un personaggio con degli elementi di follia, ma i grandi scienziati spesso lo sono, come i grandi poeti, i grandi letterati, cercate di vedere la poesia dell'invenzione. Perché poetica? Perché potete cambiare la vita a una commessa che lavora in un supermercato. Invece di stare con le luci al neon, c'è il cielo. Potete cambiare la vita ai bambini che stanno in un asilo nido, invece di stare al chiuso, c'è il cielo. A Milano l'ha comprato un reparto di malati terminali. Così hanno l'impressione di essere fuori. A Varese l'ha comprato un reparto di neonatologia. E poi ci sono i lati più biechi, la sciura di Francoforte o di Stoccolma, io vado spesso in Svezia, Dio mio, quando può invitare le sue amiche e dire c'ho in casa il cielo di Santorino e non c'è differenza rispetto al Santorino vero e proprio, fa scelta. E poi questa è quando la luce attraversa in modo particolare. Ma se io la faccio andare di lato, posso simulare un'alba, un tramonto, un cielo tempestoso. Il di Trapani, l'altra volta eravamo in contatto e mi ha mandato le foto, era con Elon Musk, poi era alla NASA, perché ora gli hanno richiesto di ricreare il cielo di Marte, in maniera tale che possono in qualche modo mettere di fronte alla situazione realistica i futuri astronauti che ci andranno. Perché il nostro corpo, che è iper sofisticato, si lascia ingannare. Cioè i bioritmi di una persona che è stata esposta a quel tipo di luce sono identici di quelli di una persona che è stata alla luce aperta. E quindi vedete che in qualche modo, alla fine, al di là della scoperta, c'è anche un immaginare dove poter andare. Cioè la scienza, come la poesia, è andare oltre. Penso che, diciamo, interrompo qui e vi ringrazio.